Un giorno, senta, ho subito un furto. Qualcuno mi ha rubato il portafogli mentre facevo il bagno. Allora, aspettate. No, vedete che voi... Ma dov'è il portafoglio? No, è sull'asciugamano, in spiaggia. Venga qui che facciamo la denuncia. Okay. Beh, allora, ho cercato di muovermi molto lentamente, ok, per far vedere bene i due personaggi, anzi i tre personaggi. Uno era il protagonista della conversazione, l'altro era il ladro e il terzo personaggio era il poliziotto al commissario. E poi ho recitato le due parti, cercando di essere il più credibile possibile. Va bene? Questo è quello che farete voi adesso. E deve entrare? No. Va bene. Allora, adesso qui abbiamo una serie di conversazioni. Allora, siamo 2, 4, 6, 8, 10. 10, 10, facciamo da 13, ok. Allora, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nell'altra aula. E 2, 4, rimanete qui. Eh? Sì. Allora, 13, 14 e 15 è un gruppo. 14 e 15. Okay, allora, ognuno di voi deve pescare una conversazione. Senza farla vedere agli altri. Pescate una conversazione senza farla vedere agli altri. Avete una serie di oggetti che potete usare, ok? Così come ho fatto io. Adesso avete 2 minuti per pensare come preparare la messa in scena, i due personaggi, come caratterizzarli. Ok? Guido, non stai bene? Hanno appena provato a bosseggiarmi. Oddio, e com'è successo? Ero sul 96, pieno come un uovo, e avevo la borsa a tracolla. Ho messo una mano dentro per prendere i fazzoletti e... Applauso! Via, il numero seguente. Una cosa importante, i due personaggi, cercate che si guardino mentre recitate i due personaggi, ok? Molto bene, ho un mal di testa. Posso offrirti qualcosa? Ma sì, dai, prendi un caffè un caffè lungo, grazie mille.